Signore e signori, amici ed amiche del Calcio a 5, buonasera e benvenuti dalla Pala Kilgour di Ariccia, teatro della settima giornata per il girone P dell'Under 19 nazionale, lo scontro fra Cioli Ariccia ed Eco City Genzano. Arriva qui il fischio che apre il settimo turno per Cioli Ariccia ed Eco City Genzano. Va al meglio il controllo da parte di Carini e allora ancora Cioli a poter insistere con la conclusione di Daniel Popa, poi occhio perché sul pallone che rimane vivo viene ancora lo scarico per Popa e poi dopo l'intervento del portiere c'è il mancino di Andrea Chiappa che riesce a trovare l'esecuzione vincente. Trascorsi appena 2 minuti e 11 secondi dall'inizio del match, Cioli subito in vantaggio, la firma dell'1-0 è quella di Andrea Chiappa. Adesso la rincorsa di Carini con il destro, riesce a battere Vietri, arriva così il gol che riequilibra il parziale al Pala Kilgour, il gol dell'1-1 dell'Eco City Genzano firmato Carini. Fischia ora Costa, la rincorsa di Carini col destro, una deviazione ed è battuto Vietri ai 6 minuti e 40 secondi dalla fine dei primi 20 effettivi, la ribalta l'Eco City Genzano con la doppietta di Carini, 2-1. Eco City, dopo essere andata sotto con la marcatura di Chiappa, è riuscita a trovare l'1-1 e il 2-1. Entrambi i gol sono stati marcati su calcio piazzato da parte di Andrea Carini. Intanto Taddeo deve difendere il pallone, lo fa alla grande, poi lo affida a Carini! Ancora Carini! Con la punta, la tripletta in meno di un quarto d'ora del pivo di Genzano per il gol che vale il 3-1. Seguiamo questa iniziativa, Popa con il mancino, conclusione al lato. Allora seguiamo l'iniziativa della Cioli, Johnny deve ancora accendersi, qua va via con il dribbling e l'abbiamo chiamato qui il gol da parte di Johnny che riporta a meno 1 la Cioli con questo splendido mancino che si infila all'incrocio di sinistra, è battuto Silvestri ai 5 minuti dalla fine del primo tempo, la Cioli trova il gol del 3-2 che riceve ma viene subito chiuso dall'intervento aggressivo sicuramente regolare da parte di Tiziano Bianchi. Ancora Johnny, libera il mancino. Niente da fare, Johnny fa quello che vuole quando lo vuole, ma in porta il gol del 3-3. Doppietta personale per Johnny ai 16 minuti trascorsi nel primo tempo. La Cioli rimette tutto sul pari, 3-3. Adesso si può andare, pronto Popa! È vincente il mancino del numero 92 che trova così il gol del nuovo vantaggio della Cioli a 2 minuti e 20 secondi dalla fine del primo tempo. Tornano in vantaggio i ragazzi di Rosigna con la firma di Popa. Suona la sirena, arrivano qui due fischi da parte di Costa, va bene così per i primi 20 effettivi, è 4-3 in favore della Cioli. Fischio che apre il secondo tempo, fischio di Costa che riapre le operazioni, torna a correre il pallone fra i piedi degli interpreti di Rosigna con lo scarico di Chiappa, Pazzalia adesso avversa. Movimento e contromovimento di Johnny, poi lascia sul posto Ranucci, il pallone è per Aversa che torna da Johnny, le mani di Silvestri. Ancora Cioli vicinissimo al gol del 5-3 e alla tripletta per Johnny, il tunnel di Johnny, ancora il 94, rilascia la conclusione. Voleva farla così la tripletta, Johnny trova un gol fantastico per il più 2 della Cioli Ariccia che arriva quando mancano 13 minuti e 43 secondi al termine del match, terza marcatura per Johnny. Allora il corner della Cioli, il pallone proposto sul secondo palo dove arriva con il giusto tempismo l'inserimento di Passalì. L'assistenza è quella di Chiappa, il gol del numero 30 per il 6-3 della Cioli. Eco City con l'uscita di De Santis, buon dribbling su Chiappa, ancora De Santis con il destro al lato. Il possesso lo fanno
sulla sinistra con De Santis, in avanti Carini. Il poker del numero 23 per il gol del 6-4 dell'Eco City Genzano. Grande lavoro da pivo ancora di Carini, e freddato da Vino si va sul 6-4 a 6 dalla fine. E allora l'imperativo di crederci per Eco City Genzano. Ancora occhio a Carini, che recupera Carini, questa volta è alta la conclusione. City si stanno aprendo gli ultimi 200 secondi di partita. Seguiamo il possesso ancora degli ospiti con De Santis. Adesso Johnny gli restituisce la stessa moneta, portando via il pallone. Spazio per calciare, palo pieno. Ancora il lavoro dell'Eco City, che deve iniziare ad accelerare. Occhio al pallone che viene lasciato su Tiburzi. È incredibile, due pali in 20 secondi per la Cioli. Dell'Eco City, occhio al pallone sulla destra per Giacomo. Aversa, che trova l'angolo di destra lì dove non può arrivare Silvestri. È 7-4 per la Cioli. Destra ha colpito il palo, intanto ancora Cioli che recupera. Occhio a Popa, gli si libera tanto spazio, ancora il palo, ma poi il pallone torna fra i piedi del 19, che recapita in porta il gol dell'8-4. Adesso Popa con il mancino, tripletta personale anche per Popa, e 9-4 per la Cioli. Suona la sirena, arrivano qui i tre fischi da parte di Costa. La Cioli Ariccia passa sull'Eco City Genzano con risultato finale di 9-4.